La Turris espugna Bisceglie nella trasferta di domenica sera e si porta al secondo posto in solitaria con 9 punti, uno in meno al Bari ma con un match da recuperare. Nel primo tempo sono i corallini a fare la partita. I biancorossi colpiscono la traversa con Loreto al 16esimo e vanno di nuovo vicino al vantaggio, prima con Persano al 21esimo e poi con Giannone al minuto 33. Quasi 10 minuti dopo è proprio Giannone a sbloccare il match. Franco sulla sinistra cross in area di prima e trova Pandolfi, che si vede respingere il tiro. Sulla ribattuta è bravo Giannone a spingere il pallone in rete. Il numero 10 biancorosso sta mostrando grande continuità e sembra in ottima forma in vista dei prossimi match. Nel secondo tempo, nonostante diverse occasioni create dai corallini, è il Bisceglie a spingere di più, andando anche vicino al pareggio. La Turris si conferma quindi una delle squadre più in forma del campionato, 9 punti in 3 partite e l'incontro con l'Avellino ancora da giocare. Ora, testa la prossima sfida casalinga con il Monopoli, con mister Fabiano che, a differenza dello scorso anno, si dice pronto a cambiare schieramento a seconda della partita e degli avversari.